Buonasera a tutti e intanto grazie mille di essere venuti qua stasera. Io parlerò 2 minuti e parlo sotto il palco perché ti darò dire solo 2 cose rispetto a chi ha organizzato la giornata e anche un po' perché siamo qui. Intanto per noi siamo la Casa dei Beni Comuni, un progetto che è nato giusto un anno fa sostanzialmente durante il periodo elettorale a Berlino. E la prima cosa che vogliamo dire è che siamo molto onorati e senza alcuna retorica di avere Comuni 1 a Belluno. Da un punto di vista culturale, per tutto quello che il collettivo Comuni e Luther Bliss prima ha prodotto, e anche dal punto di vista politico, rispetto ai ragionamenti che molto spesso condividiamo con loro e che immagino molto di voi abbiano seguito anche in questi ultimi giorni. La cosa per cui siamo qui è sostanzialmente il fatto che un anno fa abbiamo iniziato un progetto, che è quello della Casa dei Beni Comuni, che è un tentativo, un laboratorio cittadino, una specie di assessorato dal basso. Stiamo provando a costruire la città che abbiamo un po' in mente e che condividiamo tra realtà e soggetti diversi, alle volte contraddittori, come molti percorsi. E stiamo provando a metterla in campo a partire da quello che è stato il nostro inizio, perciò gli incontri che un anno fa abbiamo fatto con la città e i candidati sindaci a Belluno. In quegli incontri lì avevamo chiesto sostanzialmente a chiunque fosse stato il nuovo sindaco di prendersi degli impegni e soprattutto di riconoscere quelli che sono dei percorsi che ci stanno a cuore. Non erano molti e sono molto semplici. Dalla trasparenza nelle partecipate e soprattutto nel BIM, perciò sull'acqua, alla scelta strategica per la cultura di questo territorio, per lo sviluppo di questo territorio che per noi si chiama residenza teatrale, il discorso degli spazi sociali, dello spazio sociale e le piccole risposte a questa crisi che si possono dare dal basso. Il motivo per cui facciamo questo, tutti questi incontri, queste iniziative che stiamo facendo in questi giorni, che faremo in futuro, nascono dalla stessa lettura di questo momento. Crediamo che di fronte a questo periodo qui, che è quello della crisi tanto sbandierata e molto declinata in tutti i suoi aspetti, abbia grosse ripercussioni sia dal punto di vista sociale sia individuale. Crediamo che le migliori risposte avvengano per le vie comunitarie, per le vie di cooperazione. Per questo crediamo che tutti i progetti che nascono dal basso e con questo tipo di spinta, che è quella cooperativa del comune, dell'orizzonte del comune, vadano praticate con continuità, possano essere visibili, tastabili, non debbano essere filosofia da incontro, ma devono essere praticabili. Noi l'intenzione che abbiamo è quella di mettere in campo i progetti di cui vi parlavamo prima, di praticarli, non di aspettare che qualcuno lo faccia per noi o attraverso un clic o un mi piace spingere perché qualcun altro si faccia di noi portavoce. Vogliamo farli davvero e per questo crediamo fondamentale sia necessario a Belluno costruire uno spazio sociale, un luogo esistente, dell'esistente, dove i corpi si possono incontrare, dove poter fare questo tipo di iniziative che facciamo questa sera senza magari dover spendere centinaia e centinaia di euro per pagare poi sale bellissime, clienti chiusissimi, la nostra provincia senza testa né coda, ma vorremmo poterlo fare in uno spazio dove si possa dare continuità ai progetti. Il sindaco di questa città ci ha promesso a Marta a febbraio che ci sarebbe occupato di questa questione. Stiamo aspettando un incontro tecnico per poter affrontare la questione del dove e del come. Ci siamo stufati di dover parlare del sé. E voi direte, beh, che c'entra questo con la presentazione del libro? Probabilmente niente. L'unica cosa che vogliamo dirvi è che uno spazio sociale non è assolutamente come scalare una montagna. Si può fare tranquillamente. Grazie e buona continuazione. Buonasera. Lorenzo, introducendo questa serata e presentando un po' chi si cela dietro all'organizzazione di, con fierezza si cela dietro all'organizzazione di questa presentazione, ha posto l'accento sulla comunità, sulla necessità che di fronte alla congiuntura storico-economica che viviamo ci siano delle risposte che siano comuni. Ecco, la comunità è sempre una fatta di relazioni di potere, che sono relazioni con il potere. Queste relazioni con il potere hanno come mezzo di espressione, come uno dei mezzi di espressione, la narrazione.
Ecco, le narrazioni costituiscono le parole di una comunità e in questo senso le narrazioni che da parecchi anni Vuminghi, nelle versioni soliste e nelle versioni collettive, Vuminghi ricordiamo vuol dire o i cinque nomi o i senza nome, in base a quale tipo di dialetto cinese si sceglie di usare, appunto Vuming, le narrazioni di Vuming costituiscono le parole di questa comunità. Le parole di questa comunità in relazione ai rapporti di potere e in relazione ai rapporti con il potere. Quindi comunità che sono parole, narrazioni che sono scomode molto più al potere, tant'è che esattamente 80 anni fa in Germania venivano bruciati determinati libri, molti libri, e sono abbastanza convinto che se oggi ci dovesse essere un rogo di libri, ipotesi fantascientifica ma non così tanto, alcuni dei libri bruciati sarebbero di sicuro quelli di Vuming. E in questo senso le loro parole sono parole molteplici, parole che scuotono il potere. E molto brevemente allora vorrei farmi nascondermi quasi, o farmi scudo di altre parole che secondo me sono molto vicine a quelle narrate da Vuming. La prima citazione che vorrei proporvi è tratta, è l'exergo di un loro lavoro uscito per la prima volta nel 2007 dal titolo Manituana, e la citazione di Baudelaire recita questo: un solitario sarà sobrio, pio, porterà un cilicio, ebbene egli sarà santo, ma io non lo chiamerò virtuoso che quando avrà compiuto qualche atto di virtù da cui gli altri uomini avranno tratto beneficio. Fin tanto che è solo, non agisce né bene né male, per noi non è niente. E qui è esplicita l'idea di comunità. E mentre per quanto riguarda l'idea di potere, una brevissima citazione di Deleuze, che in un dialogo del 72 a proposito del rapporto tra l'intelligenza francese e il potere, disse: certo, una teoria è esattamente come una cassetta di attrezzi, niente a che vedere con il significante, bisogna che serva, che funzioni. E non per se stessa. Se non c'è della gente per servirsene, a cominciare dal teorico stesso, smette allora ad essere tale. Vuol dire che non vale niente e che il momento non è venuto. Non si ritorna su una teoria, se ne fanno altre, ce ne sono altre da fare. È strano che sia un autore che passa per un intellettuale puro, Proust, ad averlo detto in modo così chiaro. Trattate il mio libro come un paio di occhiali diretti sull'esterno. Ebbene, se non vi vanno, prendetene altri. Troverete il vostro strumento, che è necessariamente uno strumento di lotta. Uno strumento di lotta. La teoria non si addiziona, si moltiplica e moltiplica. È il potere che per natura opera le totalizzazioni, non le teorie. La teoria è per natura, quindi la narrazione è per teoria, per natura contro il potere. Dal momento in cui una teoria penetra in questo o in quel punto, si scontra con l'impossibilità d'avere la minima conseguenza pratica senza che si produca un'esplosione, se è necessario in tutt'altro punto. Ecco, questa esplosione narrativa sono i Vuming. Buonasera, sempre grande Pigio. Le citazioni di Pigio sono sempre meravigliose. Allora, qualche mese fa mi è arrivata questa notizia, che diversi mesi fa, che il Vuming, nello specifico Vuming 1, stava lavorando su un romanzo sull'alpinismo. Io conosco Vuming 1 dai tempi universitari bolognesi più di 20 anni fa. E ha detto: un ferrarese come Vuming, uno che si mette a scrivere di alpinismo. Allora io vado in montagna, quindi il ruolo di presentare questo libro veniva a me perché io vado in montagna, e mi sono messo a leggere questo libro e ho ritrovato i Vuming del percorso che conoscevo negli ultimi di tutti i loro libri, sia individuali che collettivi. Perché? E dopo lo chiederemo a lui, perché si sono messi a scrivere di montagna. Allora, il percorso che prima Pigio ha cercato di accennare, molti di voi avrete, presumo, letto i Vuming,
partendo da Kuma, anche in tutti gli altri libri, anche dei singoli, anche l'ultimo che abbiamo presentato l'anno scorso, Timira, di Boomin 4 a, qua a Belluno, 2, pardon, Boomin 2 qua a Belluno, hanno alle spalle un percorso di profondissima e analitica ricerca storica, una grandissima capacità di muoversi in archivi e in testi che magari prima non conoscevo nemmeno. Io ho avuto la possibilità oggi di stare qualche ora insieme a lui girando, siamo stati su sulla diga del Vajont, la parte storica, per sollecitare anche la parte storica di cosa sono le montagne, eccetera. E, dicevo, il percorso che c'è attorno, il libro, questo libro parte dalla montagna e arriva diverse volte a toccare la montagna, o meglio, l'alpinismo, in tutte le sue versioni, facendolo, distruggendolo e poi per poi ricostruirlo, in tutte le sue, in tutti i suoi percorsi storici. E la domanda che si pongono è dunque: che razza di libro è questo? È la sintesi. Una persona che non è mai andata in montagna, se non aveva mai superato i 1000 metri di altitudine, come lui dice, si trova poi a scalare il Monte Kenya, quindi a toccare con mano cos'è l'alpinismo, partendo da una storia vera, ma fantastica, di questi tre individui che nel 1943 scappano da un campo di concentramento inglese in Kenya per andare verso la loro visione di libertà, che era andare in cima alla montagna che loro avevano davanti, che è il Monte Kenya, che è quasi un 5000 metri. Da questo episodio, che è raccontato da un romanzo che è stato un best seller, che è il romanzo Fuga nel Monte Kenya, tradotto in inglese prima che in italiano, parte lo spunto del racconto. Adesso Roberto entrerà nei dettagli di questo racconto, ma la curiosità è data proprio da questo: tocca, attraversa il Novecento, va avanti e indietro nel Novecento, smascherando sotterfugi storici e aneddoti mai toccati, denunciando le parole intoccabili, quali sono per esempio il colonialismo italiano, per noi di montagna, smontando anche la mitologia dell'alpinismo quale epica, ma facendolo diventare nella sua umanità, nell'individuo che fa, ma che ha anche degli altri scopi, che non è soltanto quello di dimostrare la grandezza. Passa attraverso le varie dimensioni del colonialismo che sono state dell'Italia, che attraversa i punti in cui questo individuo che ha scritto questo libro, uno dei, che era uno dei tre fuggiaschi, che è Benuzzi, un triestino che conosce le Alpi e poi viaggia in tutto il mondo diventando anche un diplomatico, quindi che attraversa, passando attraverso l'epoca, il ventennio fascista, fino ad arrivare a scomparso nel 88. E questa, la tecnica poi di scrittura di Wuming, dell'andare, entrare e uscire dalla storia romanzandola, ma con fondamenti di ricerca, ti accompagna e ti fa riscoprire, o meglio scoprire, per esempio per una persona come andare in montagna, una vista, non so, nel parlarvi come parla di Emilio Comici, piuttosto degli alpinisti che tutti noi conosciamo, di Cassin, per toccare le epiche dell'alpinismo, ma anche le contraddizioni dell'alpinismo. Io, questo è l'accenno che do iniziale per dare poi là. Sempre i Wuming nelle loro presentazioni, qui non c'è una cattedra, non c'è una scrivania, ma è un'interazione, quindi vi viene in mente qualsiasi cosa rispetto a questo percorso. Siamo qui, abbiamo, malgrado la provincia ci abbia dato questa sala, e come Roberto, sì, Lorenzo prima diceva, a pagamento per uno spazio di questo tipo, abbiamo il tempo fino alle 8:30 passate, quindi che sia la serata che interveniate, insomma. Allora, Wuming 1, parti. Come diavolo ti è venuta l'idea di partire? Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Sì, insomma, è un libro anomalo che parte da un'esperienza per me anomala. Io prima dicevo un ferrarese come Wuming 1, io sono un uomo di pianura, sono, come cantava De André, un'anima di pianura.
Io vengo dall'incavo più concavo del Basso Ferrarese. Alcune parti della provincia di Ferrara sono come l'Olanda, sono sotto il livello del mare, non sto scherzando. Nella provincia di Ferrara, a pochissimi chilometri dal paese dove sono nato io, c'è il punto altimetrico abitato più basso d'Italia, che è Corte delle Magoghe, nel comune di Olanda di Savoia, che è 4,5 metri sotto il livello del mare. Quindi non è che vengo solo dalla pianura, vengo proprio da sottoterra. E fino a 4 anni fa non mi ero mai occupato di montagna. Non avevo quel tipo di formazione, quel tipo di esperienza, quel tipo di passione. Vivo a Bologna, sì, vado sull'Appennino a fare le scampagnate. Fino a 4 anni fa al massimo avevo fatto qualche escursione su sentieri partigiani e mi era capitato anche qua in zona, nella zona del Cansiglio, di fare delle escursioni sui sentieri partigiani della divisione Nino Nannetti ancora più di 10 anni fa, e poi nella mia zona chiaramente, ma questo non è andare in montagna in quel senso lì, no? Del praticarla, del viverla, del fare il trekking, l'alpinismo, queste cose qua. Nel febbraio del 2009 mi chiama il mio agente Roberto Santachiara, che lui invece è un alpinista, ha alle spalle più di 30 anni di ascensioni, è stato sul Kilimangiaro, su Ruwenzori, sulle Ande, in Himalaya, tutto l'arco alpino, è un socio del CAI di Pavia ed ha da sempre la passione per la montagna. Mi telefona e mi fa: domani ti arriva via Corriere un libro, leggilo perché ne parliamo, perché ho un'idea. Lui a volte è così, è un po' sibillino. E il giorno dopo mi arriva questo plico, lo apro e c'è un libro che io non avevo mai visto, non avevo mai sentito nominare, scritto da una persona che non avevo mai sentito nominare, un libro un po' malconcio, ben conservato ma vecchio, di 40 anni prima, un libro del 66, Fuga sul Kenya di Felice Benuzzi. Lo sfoglio e sono perplesso, dico: ma perché mi manda questo libro Santachiara? Guardo, c'è un apparato iconografico, ci sono foto, ci sono disegni e c'è una prefazione, e sfogliandolo capisco più o meno di cosa parla. È la storia raccontata da uno di loro di 3 prigionieri di guerra italiani che nel febbraio del 43 scappano da un campo di prigionia britannico a Nanyuki, alle pendici del Monte Kenya, e l'evasione non ha la finalità di scappare ma di scalare la montagna per poi tornare indietro e riconsegnarsi alle autorità del campo. Quello che fanno sulla montagna è piantare il tricolore. Io di primo acchito parto con dei preconcetti: prigionieri italiani in Kenya durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi gente che era in Africa orientale, che era nelle nostre colonie, catturati ad Addis Abeba quando gli inglesi hanno spazzato via l'impero fascista dal Corno d'Africa, piantano un tricolore, insomma, sono in una zona poco confortevole per me, cioè un tipo di immaginario che mi sembra molto distante dal mio, per usare un eufemismo. Cioè, parto con dei pregiudizi, poi però leggo, perché comunque sono incuriosito dal fatto che Santachiara me l'abbia mandato, e scopro un libro potentissimo. Un libro che tradisce tutte le mie aspettative negative, un libro che descrive com'è la vita nel campo di prigionia, descrivendolo come un'esperienza universale, non importa che vi siano gli inglesi, i carcerieri e gli italiani, i carcerati, descrive proprio l'abbruttimento, la monotonia, il non avere prospettive, l'abbattimento dello stare dentro un campo di prigionia. Le prime 20 pagine del libro raccontano questo, ed è la stagione delle piogge, e quindi c'è questo diluvio continuo, questo cielo nero che rovescia milioni di tonnellate d'acqua su questi prigionieri italiani che stanno in queste baracche di lamiera, e sono lì da pochi mesi e non hanno mai visto cosa c'è intorno perché praticamente piove di continuo. All'improvviso un giorno c'è una schiarita, il cielo diventa azzurro e lì davanti si ritrovano il Monte Kenya, questo massiccio enorme di basalto scuro pieno di ghiacciai che brilla al sole, e lì c'è questo Felice Benuzzi, triestino,
amico di Emilio Comici, alpinista, che vede la montagna e se ne innamora e dice: ecco cosa posso fare per superare questo sconforto, questo abbruttimento, per avere uno scopo mentre sono qua dentro, prepararmi, evadere e andare lassù e scalare questa magnifica montagna che ha tre cime principali, due delle quali abbondantemente sopra i 5.000 e una terza che è invece poco sotto ma comunque più alta del Bianco, 4.985 metri. 8 mesi di preparativi clandestini, di autocostruzione degli attrezzi, assieme a un altro passoide che lui recluta, un altro alpinista, uno del CAI Ligure, un genovese che si chiama Giovanni Balletto, che faceva il medico ad Addis Abeba, e poi troveranno un terzo elemento più avanti che si chiama Enzo Barsotti, un toscano, ma soprattutto Balletto e Venuzzi per 8 mesi preparano tutto. E lì il libro di Venuzzi diventa una specie di fai da te, di manuale su come costruirsi da soli l'attrezzatura di montagna, perché loro con delle ferraglie che trovano nei dintorni del campo si fanno i ramponi da ghiaccio da mettere sotto gli scarponcini, prendono dei vecchi martelli e li battono a caldo sull'incudine fino a fargli la punta e ottenere le piccozze, e chiedono a tutti quelli intorno di cantare a squarciagola in modo che non si senta che loro battono. Le corde e i cordini li ricavano sciogliendo i nodi delle reti dei letti in corda di sisal, rompendosi le unghie, perché ogni rete ha più di 50 nodi strettissimi, e loro stanno lì e poi rintrecciano e si fanno corde e cordini. Con pezzi di vecchie tende si costruiscono la giacca a vento impermeabile e fanno tutte queste cose. Dopo 8 mesi di preparativi finalmente vadono e cominciano a salire. Loro sanno soltanto che devono salire, non conoscono la storia alpinistica del massiccio, non sanno chi ha già scalato, chi è già arrivato in vetta, quali vie sono state aperte, non sanno nulla, non hanno bussola, non hanno mappe, non hanno niente. Hanno un barattolo di carne in scatola il cui logo è il profilo della montagna e hanno qualche schizzo disegnato dal campo. Dell'altro versante non sanno nulla, sanno solo che devono salire, e salgono e rimangono fuori 17 giorni, sono 17 giorni di libertà pura, sbagliano a calcolare i viveri e quindi gli ultimi 3 giorni scalano a digiuno, rischiando poi la vita tante volte, tentano un attacco della punta Batian, proprio incordata, che supera i 5.000, non ce la fanno, un po' perché debilitati, un po' perché sorpresi dal maltempo, ripiegano sulla terza punta, l'unica che si raggiunge camminando, la punta Lenana, e ce la fanno, piantano un tricolore, scendono giù e si riconsegnano. Ma mentre scendono, Venuzzi, che racconterà questa storia in questo libro che scrive nei mesi successivi, ne scrive 2 versioni, una in italiano e una in inglese, fanno delle riflessioni, perché questa esperienza, questa fuga e questa salita li ha cambiati, gli ha fatto vedere il mondo in un altro modo, è la cosa più antitetica alla guerra e alla prigionia che abbiano mai conosciuto. Praticamente questa fuga, questa storia diventa una allegoria del superamento del fascismo, anche per il tono ironico, sarcastico, scanzonato con cui Venuzzi la racconta, che è veramente all'opposto della retorica militaresca, viriloide, nazionalista, esasperata, che avevano le pubblicazioni alpinistiche dell'epoca, del CAI fascistizzato. Venuzzi e Balletto si formano come alpinisti negli anni 20 e 30, che sono gli anni della piena fascistizzazione del Club Alpino Italiano, il cui presidente Angelo Manavesi, che è un gerarca, il podestà di Bologna, anche il presidente dell'ANA, e scrive queste lodi al Duce, ogni numero dello Scarpone o della rivista del CAI è strapieno di leccate, di chiappe al Duce, di fasci, vittorie, di cose, la maschia conquista della vetta, il vessillo della patria sventolato in faccia al nemico, tutte cose così. Lo stile con cui Venuzzi racconta la scalata sul Kenya non potrebbe essere più distante da queste cianfrusaglie, e fa anche una riflessione molto bella, che è la cosa che mi colpisce di più quando leggo, che proprio mentre scende dice: io pensavo fosse possibile realizzare me stesso in un'azione concentrata,
un'azione che in sé racchiudesse tutto quello che io sono stato in tutti questi anni, che è una cosa che si dice all'inizio del libro, realizzare me stesso in un'azione concentrata. Ma mi accorgo che non può esistere l'azione concentrata. L'idolatria dell'azione è un errore, è una follia. Non esiste l'azione concentrata, esiste il campo di concentramento. Questa è una riflessione che prende le distanze esplicitamente da tutto il vitalismo forzato, da tutto questo culto dell'azione per l'azione con cui la sua generazione era cresciuta, con i gerarchi a petto nudo che saltavano nel cerchio di fuoco, con il duce che andava a far finta di mietere il grano e queste cose. Lui prende le distanze totalmente da questo, dice proprio quel culto lì, quello dell'azione concentrata, poi ci ha portato in guerra accanto ai tedeschi, ci ha portato alla rovina, ci ha portato in campo di concentramento. Io rimango molto colpito da questa cosa, anche perché poi lui descrive il tricolore non in termini patriottardi, nazionalisti. Lui lo pianta, dice: quello è una bandiera di libertà per me, è il riscatto di me in quanto italiano, cioè il riscatto di quello che anche il tricolore ha significato in questi anni di guerra, di fascismo e di guerra. Dice che quella bandiera rimarrà là, poi in realtà viene trovata dagli inglesi quasi subito, la tiran via, però simbolicamente rimarrà là il ricordo di quella bandiera come simbolo di libertà che va oltre le patrie e i confini. E anche questo mi colpisce molto, no? Perché non mi aspettavo questo. E vabbè, e leggo questo libro e dico, questo è bellissimo, ho usato un'espressione per quel libro lì, paradossale, una contraddizione in termini, è un classico sconosciuto. Perché in alcune piccole nicchie è un classico in Italia, è stato pubblicato solo da case editrici di alpinismo, non è mai uscito da quel settore di editoria, e però le poche persone che negli anni l'hanno letto, lo hanno letto e riletto e ne hanno fatto quasi un libro di culto, ma in totale dal 48, che è l'anno della prima edizione, fino al 2008, che è l'anno in cui io lo leggo, se ha venduto 2000 copie in tutto è un miracolo, cioè non è mai. Mentre l'edizione inglese, perché Benuzzi scrive la storia sia in italiano sia in inglese, esce nel 52 in Gran Bretagna, nel 53 negli Stati Uniti e diventa un best seller, e da allora è continuamente ristampato. Quindi c'è questa strana divergenza di destini tra il libro italiano e il libro inglese. Il libro italiano rimane sconosciuto in Italia, che è il paese dell'autore, mentre il libro in inglese è conosciutissimo nel mondo anglosassone, non solo nel mondo dell'alpinismo anglosassone, è stato addirittura libro di lettura nelle scuole elementari in Inghilterra, col titolo No Picnic on Mount Kenya, che continua un bellissimo gioco di parole, perché vuol dire nessun picnic sul Monte Kenya, nel senso salirci non è una scampagnata, però no picnic anche perché loro erano a digiuno, non avevano più da mangiare quando ci sono arrivati in cima. Quindi c'è questo bel gioco di parole. Telefono a Santa Chiara e gli dico: il libro è bellissimo, proprio mi ha stupito, mi ha meravigliato, però perché me l'hai spedito? Quale sarebbe la tua idea? E lui mi fa: guarda, questa storia di Benuzzi mi ossessiona da anni, l'ho letto per la prima volta tanti anni fa, l'ho letto e riletto Fuga sul Kenya, e contiene molte più cose di quelle che sembra, accenna a tante cose che non sviluppa, non dice nulla di quello che Benuzzi faceva prima e dopo, ci sono tanti percorsi possibili, storie da raccontare a partire dal nocciolo di Fuga sul Kenya, e mi piacerebbe scriverne, fare un libro che parta da Fuga sul Kenya e racconti tutte le storie che lì dentro non ci sono ma che uno intuisce che esistono. Però io non sono uno scrittore, io sono un agente letterario. Ho bisogno di un coautore che lavori con me. Ho bisogno di un coautore che venga da studi storici come me, e quindi io sono laureato in storia contemporanea, lui in storia moderna. Ho bisogno di qualcuno che venga con me sul Monte Kenya per rivivere l'esperienza che hanno fatto loro e che poi scriva il libro. Tu sei quella persona, partiamo, andiamo sul Monte Kenya. Io rimango interdetto, tanto che lui mi dice: pronto, ci sei? E dico: cioè, ma tu sei pazzo, cioè io sul Monte Kenya non sono mai stato sopra i 1000 metri, mi vuoi portare su un 5000, mai fatto alpinismo in vita mia, capito? Sono proprio una capra di pianura. E lui fa: guarda, il criterio è semplice e te lo spiego, io ho pensato a te
perché tu sei l'ultimo che verrebbe in mente a chiunque. Io ho bisogno di uno scrittore che venga sul Monte Kenya e per lui sia un'esperienza inaudita, addirittura traumatica. Deve fare una fatica titanica, deve credere di morire, perché loro fecero così. Lo dico, il metodo Strasberg applicato all'alpinismo, no? L'immedesimazione degli attori, Robert De Niro, così. E poi soprattutto una persona che non si è mai occupata di montagna può avere un approccio alle narrazioni di montagna completamente diverso, libero dai cliché, dai luoghi comuni che spesso affliggono la letteratura di montagna. Io dico, no, l'esperimento è interessante, peccato che lo fai a mie spese, nel senso io rischio di morire, ho una bimba piccola, e lui fa, anche loro tre erano padri di famiglia, ma scusa, ma non rischio l'edema cerebrale, mi fa anche quello polmonare se è per questo. E poi è bello perché mi fa, e comunque quello può venire a chiunque, anche più esperto, molto consolante, grazie. Vabbè, insomma, per farla corta, mi convince, non ci vuole molto, nel senso che a parte la perplessità iniziale e l'ansia che prende tutti i miei cari, tranne mia figlia che all'epoca aveva 4 anni, che mi ha detto solo vai su una montagna, stai attento a non cadere giù, tutto quello che mi ha detto, mentre la mia compagna era molto più perplessa, diciamo. E tutto questo c'è in Point Lenana, io racconto questo processo di avvicinamento al Monte Kenya, racconto i preparativi, racconto l'allenamento, racconto tutto, e lo studio anche fatto prima. E mi convince perché comunque è una bella idea quella di mettere alla prova la mia scrittura e il mio corpo in qualcosa di completamente diverso da quello che ho fatto fino a quel momento. E così nel gennaio del 2010 siamo andati sul Monte Kenya. Effettivamente ho fatto una fatica improba, però non ho avuto il mal di montagna, l'ho avuto la guida, appunto può succedere a chiunque. La nostra guida è uno dei migliori alpinisti africani, è un kenyota che si chiama Mike Rukwaro, che ha accompagnato su Ruwenzori, su Kilimanjaro, Kammerlander, Simone Moro, tutta questa gente qui, è amico di Kammerlander, aveva una giacca che gli aveva regalato Kammerlander mentre noi salivamo sul Monte Kenya, e però lui ha avuto il mal di montagna, gli ho dato io un moment act, cioè per la soddisfazione, prendi, così, no? E siamo saliti e poi siamo scesi, ma il bello è che mentre andiamo su, all'alba del 27 gennaio, sta scendendo uno, lo salutiamo in inglese e vediamo e sentiamo che è un americano, cioè proprio l'accento del sud degli Stati Uniti, così. Diciamo a congratulazioni, fa sì, è stato dura ma ce l'ho fatta, e questo era da solo con la guida, erano solo in due, e in realtà becchiamo anche altra gente, becchiamo degli inglesi che ci vedono e dicono italiani, vero? Sì, ma cioè, come l'avete, cioè, da cosa l'avete capito? E perché Santa Chiara è un gobbo e aveva il berretto della Juve, cioè, ha alcuni difetti, uno dei quali è di essere juventino, ma comunque il bello è che scendiamo, la discesa è la giornata più faticosa in assoluto, perché da mattina a sera si superano 3 diverse fasce climatiche e si inizia lassù a quasi 5.000 all'alba e si finisce giù al tramonto nella giungla, in mezzo alle scimmie, la foresta equatoriale, e si arriva stremati e ribecchiamo l'americano al rifugio ai piedi del monte. E io sono troppo stanco per andarci a parlare, invece Roberto lo va a salutare e va lì e fa, allora, insomma, bella esperienza, vero? E questo racconta e dice, io sono un oncologo, vengo dall'Alabama e faccio dei progetti qui di cooperazione in Kenya, opero i bambini, e mi è venuta a un certo punto voglia di salire sulla montagna e ho cercato dei libri che ne parlassero, e quello che mi ha convinto è un libro di un vostro connazionale che si chiama Felice Benasi, che ha scritto questo libro fantastico che mi ha convinto dal sul Kenya. E Roberto fa, noi siamo qui per scrivere un libro su di lui, cioè per dire gli incroci della cosa. Siamo tornati e abbiamo cominciato a ragionare su che libro scrivere. Abbiamo trovato e contattato molte persone che avevano incrociato, molti testimoni viventi che avevano incrociato questa storia.
con una, proprio una, un colpo di fortuna, abbiamo addirittura trovato il figlio del comandante del campo di prigionia di Nanyuki. L'abbiamo trovato su internet perché raccontava che suo padre, che è morto nel 61, è morto giovane di infarto, suo padre, quando lui era piccolo, gli raccontava: quando io ero comandante di quel campo, tre prigionieri italiani fuggirono, scalarono il Monte Kenya, poi tornarono, erano dei pazzi, però ho ammirato il loro spirito sportivo, gli ho dato una punizione, ce lo raccontava come storia di famiglia. L'ho beccato in rete e poi l'ho anche intervistato. Abbiamo trovato la famiglia Benuzzi, la vedova di Felice Benuzzi, Stefania, che oggi ha 97 anni ed è segretaria di Mountain Wilderness, l'associazione ecologista che si occupa di alta montagna, ancora a 97 anni è la segretaria pienamente operante di Mountain Wilderness, che traduce in 3-4 lingue i documenti, una persona vulcanica, risponde alle mail, chatta su Skype, tutta poveretta, tutta piena di artrosi, ma cioè, assolutamente dinamica ancora, e le figlie di Benuzzi, persone che lo hanno conosciuto quando lui era già in là con gli anni, ma che hanno avuto una frequentazione intensa. Su, abbiamo girato in giro, siamo andati in giro per l'Italia a intervistare persone, abbiamo fatto lavoro d'archivio, ho trovato documenti. Il lavoro per scrivere questo libro è durato 4 anni. Alla fine le date in fondo al libro sono febbraio 2009, gennaio 2013 per quanto riguarda il testo, il libro vero e proprio, poi c'è un appendice di bibliografia, fonti, documenti, dietro le quinte, riflessioni, che è stato scritto nell'arco del mese successivo, quindi è febbraio 2009, febbraio 2013, 4 anni spaccati. Perché 4 anni? Perché era un libro che comportava un notevole lavoro di, non solo di ricerca, ma poi di montaggio di tutto il materiale. Il vero rompicapo era riuscire a raccontare tante storie, perché noi seguiamo tutta la vita di Felice Benuzzi dal 1910 al 1988, nascita a Vienna nel 1910, infanzia e adolescenza a Trieste, poi servizio militare, università a Roma, partenza per l'Etiopia, campo di prigionia e poi tutto quello che ha fatto nel dopoguerra. Ma la sua biografia è solo l'asse portante del libro, perché poi raccontiamo tutto il mondo che lo circondava, tutte le storie. Lui era amico di Emilio Comici e qui raccontiamo anche la vita di Emilio Comici. Andiamo anche a cercare di indagare psicologicamente il personaggio. Abbiamo letto buona parte di quello che è stato scritto su Comici e ci siamo interrogati a lungo su di lui, perché è una figura molto complessa. E tante sono le figure complesse di questo libro che siamo andati a, proprio a cercare di sondare. Raccontiamo com'era la Trieste degli anni 20 e 30, la Trieste dell'italianizzazione forzata da parte del fascismo, di tutte le leggi contro gli slavi, e raccontiamo l'alpinismo giuliano, l'alpinismo di Trieste. Raccontiamo poi tutto il colonialismo italiano in Africa, perché Felice Benuzzi va a Addis Abeba, ma quando ci arriva noi abbiamo già raccontato come gli italiani sono arrivati ad Addis Abeba, quindi raccontiamo molte storie che a questo paese non piace ricordare di se stesso, no? Appunto tutti i progetti imperiali, prima liberali, poi fascisti, il genocidio in Cirenaica, l'uso dei gas, delle armi chimiche in Etiopia, tutte queste cose. Raccontiamo poi anche la guerriglia Mau Mau in Kenya, negli anni 50, perché raccontando del Kenya e del Monte Kenya non si può non raccontare che il Monte Kenya è stato per i Mau Mau come le montagne dell'arco alpino sono state per i nostri partigiani. È la stessa cosa. Nelle foreste del Monte Kenya e dei Monti Aberdeen, che sono lì vicino, c'erano le brigate dei Mau Mau, c'era il Kenya Land and Freedom Army che combatteva contro il dominio inglese. Ci sono delle storie pazzesche che raccontiamo in Point Lenana su di loro, sui Mau Mau. Molti non sanno che i rastafariani giamaicani hanno cominciato a portare quei cordoni di capelli chiamati dreadlocks perché avevano visto le foto dei Mau Mau. Erano i guerriglieri Mau Mau che avevano i dreadlocks lunghi, questi cordoni che poi diventano giganteschi e arrivano fino alle natiche, praticamente perché avevano giurato di non tagliarsi più i capelli finché gli inglesi non fossero stati cacciati dal Kenya. E quindi nel corso degli anni, mentre erano appunto nella resistenza, nel corso degli anni, siccome
i capelli di un africano, se uno non li taglia, diventano così e sono molto poco pratici quando devi combattere la guerriglia, se li incordonavano in quel modo e alla fine sembrano la medusa. Quando vengono arrestati i capi Mau Mau, gli inglesi scattano le foto segnaletiche che poi vengono pubblicate sui giornali di tutto l'impero britannico, in tutto il pianeta, in Australia, nelle Indie occidentali, dappertutto. E quindi i rastafariani, che sono questa religione africanista che adora l'imperatore d'Etiopia Haile Selassie, dicendo che Gesù Cristo è incarnato, loro cominciano a farsi dread perché vedono le foto di Mau Mau. Ecco, questo è uno dei tanti aneddoti che raccontiamo in Point Lenana. E che cos'è, appunto, che razza di libro è? E sono tante storie intrecciate tra loro. Sono tante storie intrecciate da loro nel corso del Novecento, che si svolgono in tanti continenti, che hanno tanti protagonisti e che comunque hanno come trait d'union la montagna. Che si tratti delle montagne africane, che si tratti dell'arco alpino, comunque c'è sempre la montagna, il rapporto degli esseri umani con la montagna, come è nato questo rapporto degli esseri umani con la montagna, perché si va in montagna, perché si scala una montagna, cosa si va a cercare sulla vetta di una montagna, cosa vuol dire ridiscendere dopo che sei stato là sopra, cosa vuol dire arrampicare, cosa vuol dire marciare in montagna. Tutti i nostri personaggi fanno questa continua riflessione su loro stessi, sulla montagna, sull'alpinismo. Il libro poi tra l'altro è dedicato a Gian Piero Motti, che negli anni 70 fece delle riflessioni molto profonde sulla mentalità dell'alpinista, anche sulle malinconie dell'alpinista, poi si suicidò nell'83, infatti è il trentennale della sua morte, quindi doverosamente gli abbiamo dedicato il libro a Gian Piero Motti 30 anni dopo. Gian Piero Motti scrisse una bellissima storia dell'alpinismo, uscita nel 1977, poi ripubblicata da Vivalda qualche anno fa. Era, diciamo, il teorico di quel movimento di contestazione interno all'alpinismo che era noto come il Nuovo Mattino. Lui era l'esponente più famoso del Nuovo Mattino. C'è un'antologia di scritti del Nuovo Mattino bellissima, cura di Enrico Camanni, che è uscita negli anni 90, che si chiama Nuovi Mattini, il curioso 68 degli alpinisti, che è veramente molto gustosa e che però è gustosa ma con delle zone d'ombra, perché appunto poi Motti si suicida. Sono tanti gli alpinisti che si suicidano in realtà in questo libro, perché effettivamente ne abbiamo incontrati svariati. Per dire, io vengo da Bologna, la nostra sezione del CAI è intitolata Mario Fanzin, che si impiccò anche, insomma, c'è anche un mal di vivere legato all'impossibilità del ritorno alla vita normale, alla tristezza della discesa, a questo genere di cose. E cerchiamo di raccontare anche questo. È un grande proliferare di storie e il rompicapo, proprio l'enigma su cui abbiamo lavorato in questi anni, era come montarle assieme in modo che non appaia forzato, che si capisca che ciascuna di queste storie era necessaria, che non la stavamo raccontando per niente, quindi alcuni elementi, alcuni temi, alcuni personaggi dovevano continuamente tornare per connettere le storie tra loro, interlacciarle. Ci è voluto un sacco di tempo, appunto un grosso lavoro, poi finalmente il libro è uscito da poco più di una settimana, ma ci sono persone che lo stanno già finendo di leggere, che ci stanno dando dei riscontri entusiastici, e questo è molto gratificante, perché uno non spende 4 anni della propria vita a scrivere un libro per poi sentirsi dire che è un libro di merda. Ecco. Grazie. C'è uno spunto che mi interessava che tu sottolineassi, uscendo dalla dinamica dell'alpinismo. A un certo momento questo Felice Muzzi in realtà è superato tutto questo, il percorso che è rientrato dall'Africa eccetera eccetera, lo riscopriamo in giro per il mondo, e non in un ruolo secondario ma come diplomatico, e quindi questo parallelismo rispetto all'epoca che ha lasciato e che si porta dietro, no? Le ricerche che avete fatto rispetto al travaso del personale dell'epoca fascista nel mondo della diplomazia, e quindi il percorso che ha avuto anche di cui è un altro argomento intoccabile, no? E quindi che, così come vorrei che toccassene un paio, uno è questo e l'altro è quello del colonialismo giuliano. Sì.
sì, io chiaramente nel romanzo è difficile anche, non è un romanzo, non è un saggio, è un ibrido di tante cose, di giornalismo narrativo, di letteratura di viaggio, di inchiesta storiografica, di romanzo. Noi lo definiamo, come spesso facciamo con i nostri libri, un oggetto narrativo non identificato. Ecco, in questo oggetto narrativo non identificato, chiaramente noi parliamo anche della mancata epurazione dopo il fascismo, quindi della continuità istituzionale tra fascismo e repubblica dagli anni 40 a oggi. Raccontiamo che negli anni 60 la totalità dei prefetti, dei questori e dei vicequestori erano gli stessi che c'erano durante il fascismo, non erano stati rimossi dall'incarico in nessun modo. E raccontiamo che nessun criminale di guerra italiano, né delle nostre guerre coloniali né della seconda guerra mondiale, è mai stato punito, è mai stato estradato nei paesi dove aveva compiuto i suoi crimini e che avevano richiesto l'estradizione, sono sempre stati coperti, erano più di 700 persone nelle liste dell'ONU dei criminali di guerra, c'erano più di 700 italiani, alcuni nomi molto grossi, Graziani, Badoglio, i generali responsabili degli stermini in Africa e non solo in Africa, perché Graziani poi è stato ministro della guerra della Repubblica di Salò. Nessuno di questi è mai stato consegnato ai paesi che gli avevano chiesti. Raccontiamo anche tutte queste cose, anche tutti questi rimossi. Però non è il caso di Menuzzi, nel senso che Menuzzi già durante il regime, pur essendo un dipendente del Ministero delle Colonie, compie degli atti di disobbedienza importanti, come il fatto di sposare un'ebrea un giorno prima che entri in vigore le leggi razziali, sposarla e poi portarla in Etiopia, dicendo lì nessuno scoprirà che sei ebrea, in Etiopia sei una delle donne bianche che ci sono, e quindi fa un atto di disobbedienza radicale. Tra l'altro lei è un'ebrea tedesca che si chiama Stephanie Marx, quindi c'era anche un cognome che sotto il ventennio era particolarmente scomodo, e secondo le leggi razziali, di cui alcune sono già passate, altre stanno per passare, lei dovrebbe andarsene dall'Italia, perché tutti gli ebrei non cittadini italiani dovevano immediatamente lasciare il paese. Poi lui, come, in quanto funzionario statale, non può sposare una straniera, perché una delle leggi che passano nel pacchetto del 38 è che i funzionari statali non possono sposare cittadine non italiane. Inoltre è proibito il matrimonio tra ariani ed ebrei, quindi lui in un colpo solo, sposando lei, trasgredisce tre leggi che gli possono stroncare la carriera, cioè lui funzionario statale, non solo stroncare la carriera, ma anche mandarlo in galera. E lo fa, però, lo fa. E questa è una scelta che noi definiamo, sulla base di un concetto che usa la storiografia da un po' di anni, è una scelta di antifascismo esistenziale, cioè che tu sei incompatibile con il regime non su un piano politico, ma su un piano proprio della tua condotta, del tuo modo di vivere. Ecco, e questa è una scelta di antifascismo esistenziale che lui fa, e nasconde il fatto che lei è tedesca e il fatto che lei è ebrea. Ed è così che Stephanie Marx di Berlino diventa Stefania Benuzzi, che oggi a 97 anni è la segretaria di Mountain Wilderness e conserva un lievissimo accento tedesco. E lui cosa fa? La porta in Etiopia. E questa è un'altra cosa interessante che diciamo nel libro: non tutti quelli che andavano in Etiopia o in Eritrea o in Somalia lo facevano perché convintissimi fascisti, entusiasti del progetto di costruire l'impero, eccetera. Al contrario, gli studi più approfonditi stanno scoprendo che molti andarono là proprio per togliersi dal collo il fiato del regime, perché in colonia il controllo da parte del regime non era così stretto, le istituzioni avevano meno presa sul territorio, in più il territorio era vastissimo, e quindi molte persone che non sopportavano più il clima irrespirabile che c'era in Italia andavano in Africa per quello, ma non perché pensavano che appunto l'impero degli italiani era una valvola di sfogo, era una via d'uscita. C'è una storica, Giulietta Stefani, che si occupa di studi di genere relativi al colonialismo italiano in Africa, che sta estendendo libro dopo libro la categoria di antifascismo esistenziale a molti italiani che erano in colonia, dicendo perché effettivamente in colonia non si usava il voi obbligatorio, si continuava a usare il lei e a nessuno fregava niente. Cioè, tutta una serie di comportamenti che in Italia sarebbero stati sanzionati, puniti, invece lì non lo erano perché c'era meno controllo. C'era soprattutto una forte ossessione
di apartheid, nel senso che a un certo punto il fascismo passa un sacco di leggi che sanciscono la separazione totale tra le razze, bianchi, neri, eccetera, che puniscono il sesso tra bianchi e neri, impediscono il riconoscimento di figli meticci, però sono tutte leggi che gli italiani in colonia continuano a trasgredire. Non riescono mai ad essere applicate, anche questo è molto interessante. E quindi Benuzzi, anche sotto il regime, comunque compie delle scelte radicali che non sono, che non lo inquadrano come fascista a tutto tondo, ecco. Anzi, introducono degli elementi di complessità e di criticità molto notevoli. Poi, dopo l'8 settembre, Benuzzi diventa un cooperatore, cioè è uno dei prigionieri di guerra italiani che non scelgono la Repubblica di Salò, ma scelgono di lavorare con gli alleati. E quindi già lui, insomma, c'è un percorso di superamento del fascismo, lo porta avanti, non così molti altri che magari erano stati repubblichini e si erano anche macchiati di crimini nefandi e che poi vengono immediatamente reintegrati nella macchina dello Stato senza pagarla in alcun modo. L'altro elemento che introduciamo in questo libro, che a cui teniamo molto, è il collegamento tra Venezia Giulia e l'Africa. Cioè, quello che è successo in Venezia Giulia è che praticamente Trieste e dintorni sono stati trasformati in un laboratorio di politiche razziali. Nel corso degli anni 20, a Trieste, in Istria, a Fiume, il fascismo passa i primi pacchetti di legislazione razziale, di fatto, in funzione antislava, contro croati e sloveni, l'italianizzazione forzata dei toponimi, dei cognomi, la requisizione delle proprietà degli sloveni e dei croati, lo scioglimento di tutte le associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, tutte le istituzioni slovene vengono sciolte, le terre vengono requisite e riassegnate a contadini italiani venuti dal resto del Regno d'Italia. C'è tutta una serie di leggi razziali di cui non si parla mai, perché la storia della Venezia Giulia raramente viene raccontata fuori dalla Venezia Giulia, si parla solo delle foibe, come se piovessero dal cielo, capito? Le foibe, e allora le foibe, no? E però non si parla mai di tutto quello che è successo prima. Ecco, negli anni 20, poi ci sono quelli che dicono ma il fascismo se nel 38 non avesse fatto le leggi razziali in fondo non era poi male, il problema è che le leggi razziali il razzismo le fa subito, cioè usa la Venezia Giulia come terreno di sperimentazione. Quello che viene fatto in Venezia Giulia poi, con gli adattamenti del caso, viene fatto in Africa, nelle colonie d'oltremare. E noi qui, nel libro, colleghiamo continuamente Trieste e l'Etiopia, Trieste e la Libia, perché facciamo vedere come certe logiche, ma non è che ce le inventiamo noi, queste cose le ha dette Mussolini in persona. Il 18 settembre del 38 Mussolini va a Trieste. In Piazza Unità a Trieste, dal balcone del municipio, fa un discorso con cui presenta e giustifica le leggi razziali contro gli ebrei. E va lì e dice: non vengo a caso qui a Trieste, vengo qui nella città italianissima che è stata redenta, è praticamente la città che si è liberata dalla barbarie slava, eccetera, eccetera. Va lì e dice: io vengo qui per dirvi che gli ebrei sono un problema, e che noi stiamo passando queste leggi perché gli ebrei hanno scelto di essere contro il fascismo, cioè tutta una serie di giri di parole, per non dire che in buona sostanza si sta allineando alle politiche naziste, cioè sono i giorni in cui i nazisti reclamano la Cecoslovacchia, reclamano la regione dei Sudeti che è abitata da persone di lingua tedesca, insomma c'è la crisi che poi accelerando nel giro di un anno porta allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Lui va lì a fare due cose, a giustificare l'alleanza con Hitler preventivamente e a rappresentare e presentare le leggi contro gli ebrei, e dice: io vengo a Trieste e vi ho spiegato perché non c'è città come Trieste più adatta per presentare le leggi razziali. Presento le leggi contro gli ebrei, che però non sono solo contro gli ebrei, cioè praticamente il discorso dice: noi adesso abbiamo l'impero in Africa e quindi noi un impero non lo teniamo se non abbiamo una coscienza razziale netta della superiorità della nostra razza, del nostro dominio sugli indigeni, eccetera, eccetera. Quindi la premessa, lui dice, noi adesso facciamo le leggi per stabilire bene i confini della purezza della razza italica,
perché siamo in Africa, abbiamo l'impero. Collega Trieste, l'Africa e le leggi contro gli ebrei, nello stesso discorso che fa in Piazza Unità a Trieste. Questi collegamenti, però, questo nesso è rimasto molto in ombra nel corso dei decenni, proprio perché in realtà nel resto d'Italia, di Trieste, non frega un cazzo nessuno, cioè è proprio fuori dalla percezione. Molta gente non sa nemmeno che Trieste è dall'altra parte dell'Adriatico. Io ho visto dei miei amici, anche colti, arrivare a Trieste e dire: ma il sole tramonta sul mare? E beh, siamo dall'altra parte, non so se ti sei accorto che siamo nell'Adriatico orientale, siamo di là, non siamo più lì, capito? Anche giornalisti famosi che dicono Trieste è la città del Friuli, cioè, che è assurdo, cioè, è come dire che Treviso è in Trentino, cioè quella è la Venezia Giulia, non, il Friuli è da un'altra parte, no? E ti dicono tranquillamente la città del Friuli, cioè di Trieste nessuno sa niente, nessuno sa niente. Ha una storia pazzesca che è importantissima proprio per la formazione dell'Italia nella quale viviamo, ma fuori da Trieste quasi nessuno ne parla. È una città sconosciuta, quindi anche il nesso tra Trieste e l'Africa è rimasto in ombra, un po' perché si è rimossa anche l'Africa. In realtà si parla molto poco volentieri delle cose che l'Italia ha fatto in Africa, e quindi, sai, parli poco volentieri di Trieste, parli poco volentieri dell'Africa, figurati il collegamento tra Trieste e l'Africa, è rimasto completamente. E noi invece in questo libro lo tiriamo fuori e ci proiettiamo sopra molta luce, perché insomma vogliamo che di queste storie si parli. Anche uno può pensare, è bizzarro che lo fai in un libro che parla soprattutto di alpinismo, invece no, perché ad esempio a Trieste è fortissimo il nesso tra alpinismo e politiche razziali. La società alpina delle Giulie è una delle prime associazioni di qualunque tipo in Italia a cacciare gli ebrei. Lo fa addirittura prima che lo faccia il CAI nazionale, 7-8 mesi prima, lo fa addirittura prima dell'approvazione delle leggi razziali, cioè la società alpina delle Giulie caccia gli ebrei per eccesso di zelo prima ancora che lo faccia chiunque altro, che sia obbligatorio farlo, capito? Ma perché? Come arriva a fare questo la società alpina delle Giulie? Cosa c'ha di speciale la società alpina delle Giulie? La società alpina delle Giulie è stata uno dei massimi agenti dell'italianizzazione forzata a Trieste. E può sembrare strano, ma le associazioni sportive triestine, la società ginnastica triestina, la società alpina delle Giulie, sono stati proprio i più zelanti nell'applicazione delle politiche fasciste, sono stati i fascistissimi a Trieste. Ecco, ed è contraddittorio per il fatto che in realtà prima di questo l'alpinismo triestino aveva una connotazione molto più poetica, romantica, contemplativa. Julius Kugi, il più grande alpinista triestino di inizio secolo, è una persona che poi rimarrà distantissima dal fascismo, un po' perché austriacante, cioè austriaco, che è uno dei pochi austriaci che rimane a Trieste dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e verrà anche a un certo punto perseguitato dal fascismo. Però succede poi che la società alpina delle Giulie invece diventa questa cosa qui. C'è un libro molto bello di Livio Sirovic che si chiama Cime irredente, che racconta proprio nel dettaglio il ruolo che ha avuto la società alpina delle Giulie in tutta questa storia. La cosa che però noi riscontriamo nel libro è che un socio, il socio più famoso, il più illustre della società alpina delle Giulie, Emilio Comici, in realtà con il regime aveva un rapporto assolutamente conflittuale. Il regime gli ha rotto le palle in mille modi, è stato espulso dal Club Alpino Accademico Italiano, Manarisi non lo poteva vedere, la rivista del CAI gli rifiutava gli articoli perché dicevano che era poco fascisti, capito? Nonostante sia passato alla storia come un alpinista di regime, perché è stato soprattutto strumentalizzato post mortem, andando a vedere la vicenda di Comici si scopre che il suo rapporto col fascismo non era affatto facile. E aveva un modo di andare in montagna e di raccontare la montagna che non era quello militaresco, retorico, manaresiano delle pubblicazioni del CAI. Lui andava in montagna come un ballerino. Ci sono dei video su YouTube meravigliosi, dei video muti di Comici che scala e soprattutto che scende in corda doppia, che fanno piangere, cioè di commozionato, vedi questo qua. E dice: questo non è un guerriero mentre va in montagna, è un danzatore, è un poeta, e infatti questo suo modo di andare in montagna stava sulle palle alle istituzioni alpinistiche del regime, ma stava sulle palle anche il fatto che lui nei resoconti delle sue ascensioni, nei suoi articoli, parlava dei propri problemi, che è una cosa che l'alpinista fascistissimo non poteva fare.
uno dei suoi scritti più famosi è la relazione sulla salita alla cima d'Auronzo, ecco, che è uno dei suoi scritti più famosi, e inizia raccontando che lui, prima di fare quell'impresa lì, veniva da giorni di depressione nerissima, di malinconia, di apatia, di mal di vivere, di voglia di non fare niente, di sentirsi senza scopo, e dice che era stato Casare, è stato Severino Casare che l'aveva proprio strattonato, dire vieni, vieni, saliamo sulla cima d'Auronzo, e lui non voleva, non c'aveva voglia, diceva è un periodo che non riesco più ad andare in montagna, non trovo più uno scopo per vivere, roba così. Severino Casare, e poi racconta di come salendo alla cima d'Auronzo si è riscosso ed è, ha superato almeno per il momento quel momento di malinconia dura. Ecco, la rivista del CAI, la rivista mensile del CAI, gli rifiuta il pezzo. Perché? Perché l'alpinista fascista non può dire che era depresso. L'alpinista fascista deve essere sempre baldanzoso, deve... E quindi quella roba lì per loro era inconcepibile. Ma che cazzo c'entra? Cosa racconti che eri depresso? Ma cosa ce ne frega? Cosa ne frega i lettori? Una cosa poco fascista, no? Capito? Quindi questo è molto interessante, la vita di Comici, se la si guarda da questo lato qui. Comici era un bipolare, cioè passava da... Oggi la chiamiamo depressione bipolare, all'epoca non esisteva questa espressione, quindi si diceva che aveva momenti di malinconia, eccetera. Però se si guarda la sua vita, si leggono le sue biografie, le testimonianze di chi lo ha conosciuto, il carteggio tra lui e Severino Casara, lui ha dei momenti di esaltazione, di gioia pazzesca, è un compagnone, suona la chitarra, le feste, eccetera, eccetera, e poi ha dei momenti di abbattimento assoluto, assoluto, proprio in cui è prostrato, è spossato, non trova una ragione per vivere, addirittura parla di suicidio. E il 37, ad esempio, è un anno nerissimo per lui. Lui continua ad andare su e giù e... prima che muoia nel 40 c'è un altro di questi periodi di depressione nera, che è in quel periodo lì lui conquista il Salame di Sassolungo assieme a Casara e intitolano la via Italo Balbo, che è appena morto. Uno si aspetterebbe, questi intitolano la via Italo Balbo, uno dei più grandi gerarchi del regime, trasvolatore oceanico, governatore della Libia, eccetera, si aspetta che nelle foto siano tutti lì che fanno saluti romani, si aspetta che cantino e là. Esiste una sola foto scattata in vetta di Comici ed è tristissima. È scavato, è taciturno, ha lo sguardo basso, alla fascia che gli contiene i capelli e si sta guardando i piedi in preda a qualcosa. Che uno non può dire, ma non è la foto che uno si aspetterebbe dell'alpinista fascista dopo che ha dedicato una via a Italo Balbo. Quindi un personaggio veramente complesso, che poi muore per un incidente assolutamente scemo, perché è una giornata in cui non avrebbe voglia di andare in montagna, non avrebbe voglia di far niente, è appena uscito dal suo ufficio, a un certo punto nell'ultimo anno di vita fa il commissario prefettizio a Selva di Val Gardena e esce dal suo ufficio che non ha voglia di far niente, vorrebbe andare a casa, però trova al bar una comitiva di amici che gli dicono andiamo in montagna, andiamo a scalare, c'è la parete lì, andiamo, e lui dice no, non ne voglio, e loro ancora una volta lo strattonano come aveva fatto Casara per salire sulla cima d'Auronzo. Lui dice va bene, vengo, ma non arrampico, vengo con la chitarra, mentre voi arrampicate io sto a suonare sul prato, così, ma non un picnic praticamente. Gli altri cominciano a salire su questa parete e lui invece rimane a cantare Triste Domenica, una canzone che era famosa all'epoca, una canzone molto triste che parla di suicidio tra l'altro, e rimane a cantare Triste Domenica sul prato con la chitarra assieme a una ragazza. A un certo punto la ragazza gli dice ma per vedere meglio loro che scalano saliamo su quella cengetta lì, una cengetta alta 40 metri, e lui dice ma no dai non c'ho voglia, suoniamo, però lei insiste alla fine per accontentarla, però non ha il cordino, non ha niente, non ha portato con sé nulla. C'è lì uno zainetto di uno dei suoi compagni che sta arrampicando, lui ci guarda dentro, trova un cordino, prende un moschettone, insomma il minimo per assicurarsi, e non sa che quel cordino lì viene tenuto in quello zainetto solo per tenere insieme l'attrezzatura, perché sembra sano ma dentro è marcio. Lui sale su sta cengia e sopra gli altri stanno scalando e gli dice però non li vediamo bene da qui, dobbiamo sporgerci. Allora lui si assicura col cordino, fa così e fa un volo di 40 metri e è un prato sotto e c'è un solo sasso e lui lo becca con la testa, c'è proprio la sfiga
più totale. Però lui non voleva andare, era in un altro dei suoi periodi di malinconia. Noi non escludiamo qui, nulla si può escludere perché appunto sono tutte ipotesi, però noi parliamo di tanti alpinisti che poi si sono suicidati e non escludiamo che non avrebbe potuto farlo anche lui. Ecco, un'altra delle domande che viene fatta spesso di comici è: ma visto che tutti i più grandi alpinisti degli anni 30, o almeno molti tra i grandi sesto gradisti degli anni 30, poi sono diventati partigiani e hanno fatto la guerra di liberazione, non è possibile che l'avrebbe fatto anche Comici, che avrebbe aderito alla resistenza? Nessuno può dirlo. Molti degli storici dell'alpinismo intervistati qua dentro propendono per il sì, noi non possiamo sbilanciarci, cioè, potrebbe essersi suicidato come potrebbe aver fatto la resistenza, come potrebbe aver fatto tutt'altro. Se uno guarda cosa hanno fatto i suoi amici, alcuni hanno fatto i partigiani, alcuni hanno fatto i repubblichini, alcuni non hanno fatto assolutamente niente, sono rimasti nella zona grigia, quindi non si può assolutamente dire. Però quello che emerge è che il suo modo di andare in montagna, il suo stile di vita, il suo parlare dei propri problemi erano visti dal regime, dalle istituzioni sportive del regime in maniera molto negativa, e questo è un dato, questa non è un'ipotesi, queste sono cose che sono agli atti nero su bianco. Quindi anche Emilio Comici, che era considerato proprio dopo la morte, fu strumentalizzato tantissimo dal regime, era considerato proprio l'alpinista del regime, la rockstar post mortem, no? Il Jim Morrison, il Jimi Hendrix, il Janis Joplin dell'alpinismo fascista, e invece poi vediamo che era una persona molto più complessa, molto più sfumata, e che aveva delle incompatibilità con la retorica del regime sull'alpinismo, nonostante fosse un socio di quella società alpina delle Giulie che invece si vantava di essere la più fascistissima delle istituzioni alpinistiche d'Italia. A voi, è a vostra disposizione. Come potete vedere è corposo. Mi sono appassionato al tema, insomma, fino a 4 anni fa non sapevo nulla di alpinismo, però ho lavorato. Adesso vado in montagna, faccio più. In cosa sarebbe diverso il libro se non fosse andato in cima? Ma però non so neanche se l'avrei scritto, una delle condizioni era quella prima andare puoi scrivere. Gli appunti che ho preso mentre salivo sul Monte Kenya hanno poi dato l'impronta a molte parti, perché a seconda di dove e come li prendi, gli appunti cambiano. C'è un conto è prendere gli appunti in casa tua, seduto alla scrivania, così. Una cosa molto diversa è prenderli mentre stai facendo, saltabeccando come uno stambecco su dei lastroni di basalto che sono venuti giù con una frana quando c'è stato un incidente aereo sul Monte Kenya. Ogni passo potresti romperti una gamba, ma proprio in quel momento ti viene un'idea, allora tiri fuori il taccuino. Perché scrivere è anche un'azione fisica, il tuo corpo è implicato quando scrivi, ti muovi quando scrivi, e se sei seduto ti muovi poco, se lo fai lì ti muovi tanto, e comunque prendevo appunti in un mondo che mi sembrava un altro pianeta. Non solo perché non ero mai stato in alta montagna, ma perché c'è fino a 3000 metri c'è vegetazione, e c'è una vegetazione aliena di piante che non esistono da nessun'altra parte. C'è una pianta che si chiama Lobelia, che sembra il cugino It della famiglia Adams. Quindi ero circondato da cugini It, quello tutto peloso che parla così, che c'ha la bombetta. Ed ero circondato da cugini It, così, mentre scrivevo. C'è un'altra pianta che si chiama Dendrosenecio, che esiste solo sul Kilimanjaro, sul Ruwenzori, sul Monte Kenya, su quella fascia climatica lì, che sembra un ananas deforme, pieno di escrescenze, che diventa alto fino a 4 metri. Tu passi in mezzo a queste piante mutanti, che all'inizio ti sembrano addirittura repellenti, sembra veramente, anche nelle foto, sembra di essere su un altro pianeta, una puntata di Star Trek, capito? E gli appunti presi lì chiaramente sono diversi dagli appunti presi in qualunque altro posto, in qualunque altro frangente, anche perché li prendevo in debito d'ossigeno mentre stavo facendo quello. Quando li ho riletti, tornato a Bologna, ho detto: ma davvero io ho scritto queste frasi? Sono immagini che non avevo mai concatenato in questo modo, non mi era mai venuto in mente delle connessioni, che se non fossi stato lì non avrei mai fatto strani collegamenti.
perché mi veniva sempre in mente la famiglia Adams mentre stavo su Monte Kenya, qua cerco di spiegarlo, mi veniva in mente la famiglia Adams, no? E qua a un certo punto ipotizzo perché, per contrasto, perché la famiglia Adams è quanto di più domestico e rassicurante esista, sono sempre in casa, non escono mai dal salotto, sono sempre lì, allora per, cioè, essendo io proprio nell'apoteosi del fuori casa, dice, ogni tanto mi viene in mente la famiglia Adams, per contrasto. Però sono dei collegamenti talmente strani, e quando ho letto ho detto, così bisogna procedere, unire ciò che apparentemente è diviso, dividere ciò che è apparentemente unito, lavorare così, nel montaggio che faremo. Quindi tutta la prima parte di Point Lenana è lo sviluppo degli appunti presi all'epoca, perché io ho riempito due taccuini di appunti e le prime 100 pagine di Point Lenana sono in pratica la lavorazione lunga, certosina, eccetera, di quei due quaderni di appunti. Ed effettivamente suonano diversi anche dai libri precedenti di Lu Ming. Cioè, si vede che c'è stato qualcosa, c'è stato uno scarto, una scrittura diversa, ci ho messo il corpo, ecco. E se non fossi stato sul Monte Kenya, quelle pagine non sarebbero così, in nessun modo. Un'idea poi che abbiamo avuto nel lavorare al libro è stato di abolire la divisione in capitoli. Point Lenana non ha capitoli, ci sono 5 parti lunghe che al loro interno non sono divise in capitoli. Ci sono ogni tanto 3 asterischi a delimitare un passaggio, diciamo, da un tema all'altro, ma non c'è lo stacco di pagina, perché volevamo che fosse un flusso, fosse tutto un flusso. Il risultato è che quelli che lo stanno leggendo, moltissimi in questi giorni ci stanno dicendo, l'ho cominciato e ho letto di slancio 100 pagine. Questo, anche voi, questo è il risultato del non aver diviso in capitoli, per lasciare fluire tutto questo flusso di storie e di immagini concatenate in modo apparentemente strano tra loro, ma poi capisci il perché. A un certo punto, perché racconto di una truffa telematica? Cioè, mentre sono in cima al Monte Kenya, descrivo una truffa telematica. Perché? Perché ha a che fare, vi spiego qual è il collegamento tra questa truffa telematica e quell'incidente aereo che c'è stato sul Monte Kenya nel 2003, che ha fatto franare quelle rocce su cui io sono passato, e il portatore che era con me mi ha detto, qui è precipitato un aereo nel 2003 e è morta una famiglia intera. E allora io mi sono tenuto in mente questa cosa quando sono tornato a Bologna e sono andato a cercare incidente aereo Monte Kenya 2003 e ho scoperto chi era quella famiglia, e ho scoperto cos'è successo dopo, che il nome del capofamiglia è stato usato da dei truffatori telematici, quelle famose mail che ti arrivano dicendo c'è un conto in banca in Africa con dentro un sacco di soldi, se tu mi dai le tue coordinate, io ti... e ci cascano un sacco di polli, sembra incredibile, ma ci casca un sacco di gente all'anno, questi fanno milioni di dollari. E quindi a un certo punto ci sono 2 o 3 pagine di descrizione di questa truffa telematica. In qualunque altro libro avrebbe detto cosa c'entra, ma qui abbiamo lavorato di montaggio, e quindi quando si arriva lì non sembra fuori luogo la cosa, perché è collegata a quello che ho raccontato immediatamente prima. Se non fossi stato sul Monte Kenya, questo tipo di montaggio, di andamento, non sarebbe neanche venuto in mente, non sarebbe stato possibile. Posso dire, hai usato tante volte la parola montaggio, sì, che è una parola che si usa normalmente per i film. Sì. Allora, mi pare di ricordare che sul libro di Benuzzi sono stati fatti dei cortometraggi, dei documentari. Anche un lungometraggio. Ecco, ma un lungometraggio a soggetto di una grande produzione non è mai stato fatto. Sì, è stato fatto in Canada, qui ne parliamo, è un filmaccio, è bruttissimo. Hanno stravolto completamente la storia. E praticamente c'è questo prigioniero italiano totalmente incredibile. Il film non credo sia nemmeno mai stato doppiato in italiano, perché farebbe ridere in Italia. Ci sono questi italiani finti che sono totalmente inverosimili. E questo che addirittura gli ha trovato anche un cognome assurdo, si chiama Franco Di Stassi. Di Stassi si chiama, che sarà un cognome anche che esiste, ma cioè, veramente avranno trovato tipo sull'elenco telefonico di Toronto, avranno trovato uno che si chiama Di Stassi, e poi un cognome italiano tipico, probabilmente ci sarà tutto quello lì in tutto il Nord America. Comunque, Franco Di Stassi, che vede il Monte Kenya e vuole scalarlo, perché scendendo dal Monte Kenya all'altra parte sarà nella Somalia italiana. Ora, il confine con la Somalia è 500 km più in là,
il Monte Kenya è al centro del Kenya, la Somalia è a nord ma di centinaia di chilometri. Infatti nel libro diciamo, è come se un americano dicesse che scendendo dal Gran Sasso arrivi in Slovenia. Perché è quella la distanza, no? E quindi, tra l'altro, nel 43 la Somalia non è più italiana. Perché se loro sono in campo di concentramento è perché gli inglesi hanno liberato Somalia, Eritrea ed Etiopia. Cioè hanno preso l'Africa orientale. Quindi in realtà non c'è nessun motivo di scappare in Somalia, ci sono gli inglesi anche lì, ok? E quindi già è assurda sta roba, ma poi loro si sono inventati che il comandante del campo, anche lui è un alpinista, e vuole arrivare in cima a Monte Kenya prima dei prigionieri. Tutto questo perché gli Stassi e il comandante competono per una donna bianca nel campo di prigionia in Kenya, la moglie tipo lì, non so se del comandante o di un altro, che è interpretata da Rachel Ward, quella di Uccelli di Rovo, quella che circuiva padre Ralph. Ora, non c'erano donne bianche nel raggio di centinaia di chilometri a Nanyuki, non c'erano donne bianche. No. Ecco, quindi questo film qua, quando l'ha visto Stefania Benuzzi, lei è una donna fine, ma dentro di sé avrà bestemmiato per ore perché era proprio indignata da questo film, perché è una roba, una schifezza, perché Benuzzi quando era vivo, senza pensarci troppo, aveva firmato, insomma, aveva venduto, loro avevano opzionato i diritti e avevano fatto questo film. È venuto fuori negli anni 90 che lui era già morto, ma l'ha visto lei e tutta la famiglia ed erano veramente incazzati, indignati. Io perché trovo su internet il figlio del comandante del campo? Perché sta inveendo contro quel film. Nel senso che quel film lì è passato nella TV inglese e sul suo blog la moglie del figlio, cioè quella che se lui fosse rimasto vivo sarebbe stata sua nuora, dice: questo film qua è una porcheria, fa veramente schifo, io so com'era la storia vera e l'hanno stravolta e la so perché il comandante del campo era il padre di mio marito. Io leggo, dritto orecchie, mando una mail dicendo: guarda, io sto scrivendo un libro su Benuzzi e quindi mi interessa moltissimo intervistare tuo marito, eccetera, e quindi mi rispondono, mi metto in contatto e quindi li intervisto. Ma se non avessero fatto quel filmaccio io non li avrei trovati, quindi devo ringraziare i produttori di quella porcheria perché hanno dato il gancio per trovare il figlio del comandante. E Fred Astaire e Ginger Rogers? E c'entrano, ma non rivelo. Però non rivelo perché è una scena chiave dove compaiono Fred Astaire e Ginger Rogers, e, però non, la, non rovino la sorpresa, è per quello che compaiono in copertina. Qualcun altro? Ah, ma non solo sul libro, sul percorso che porta il libro. Se avete già letto qualcosa di Bolivia. Se no facciamo domande tecniche noiose noia, non vi conviene. No. No, comunque è una minaccia. No, approfitto per dire che il territorio del Bellunese nel libro è molto presente. Cioè è molto presente perché seguiamo Comici, Comici va a vivere a Misurina e quindi raccontiamo i suoi anni di Misurina, raccontiamo insomma, le Dolomiti, insomma, la battaglia del sesto grado degli anni 30 che si svolge sulle Dolomiti, raccontiamo la conquista delle pareti di sesto grado delle cime di Lavaredo, il Sorapis, insomma, insomma tutte queste cose qua. Quindi questo territorio nel libro c'è. Anche molto, non c'è tanto quanto Trieste, però ci sono molte scene chiave che si svolgono qui nei dintorni. Scusa, ormai hai messo in copertina Ginger Rogers? Non rovino la sorpresa perché c'è una scena importante. C'è una scena importante nel libro dove compaiono Fred Astaire e Ginger Rogers. È nel film Seguendo la flotta, quel film lì è importante, lo cita anche Benuzzi nella versione inglese del libro e noi da quella citazione abbiamo ricostruito tutta una cosa per cui sono importanti Fred Astaire e Ginger Rogers, ma siccome è una sorpresa, un colpo di scena, allora leggete e lo scoprite, se no se racconto tutto io voi potete andare a casa e dire vabbè, tanto il libro l'ha già raccontato lui, in realtà io ho raccontato, chi l'ha già letto sa che io ho raccontato neanche il 10% degli spunti da cui partono le storie, quindi... No. Una strategia commerciale? Anche, io ci campo ragazzi, non è che lavoro 4 anni...
Vai. Il fatto di andare in montagna adesso, sì, è più legato ad aver studiato imprese epiche e romantiche, o più legato alla fatica di andare su questo? Guarda, io voglio continuare a occuparmene, nel senso che ci sono talmente tanto dentro, come si potrà vedere anche dal fatto che poi mi infervoro, che sono ancora su quella scia, quindi vorrei continuare, non so ancora come, non so ancora inseguendo quali storie, vorrei ancora scrivere di montagna. Sono ancora proprio sull'onda lunga. Questa è una minaccia. Questa è una minaccia. Sono ancora sull'onda lunga di quel lavoro. E adesso poi passerò l'estate facendo escursioni, perché sto cercando di abbinare a molte presentazioni del libro anche delle escursioni, diverse presentazioni del libro saranno nei rifugi alpini, vado sia sulle Alpi sia sugli Appennini, vado nella Marsica, al parco di Monti Sibillini, le Marche, gli Abruzzi, vado in Piemonte, in Trentino, in Alta Lombardia, ogni volta che è possibile accoppio un'escursione alla presentazione del libro, e perché voglio, insomma, mi sembra giusto, mi sembra giusto, e poi sono ancora appunto nella... Porterà la sua bambina in montagna? La mia bambina quando cammina più di 100 metri comincia a lamentarsi e vuole essere presa in braccio. Quindi prima bisogna fare un lavoro un pochino di educazione, perché in realtà le piace l'idea, però poi comincia a dire no papà prendimi in braccio, sono stanca eccetera, e quindi... Era come una figlia di un ferrarese. È una figlia di un ferrarese, però insomma poi adesso pian piano anche lei. Quanti anni ha? Adesso ho 8, appena compiuti. Scusa, sulle relazioni, no, alpinistiche, soprattutto quelle degli anni 30, c'è la questione, diciamo, dell'onore della verità. Cioè, su questo ragionamento di verità, falsificazione anche dei racconti degli alpinisti, sì, hai ragionato sul libro oppure no? Cioè sulle relazioni, cioè, voglio dire, relazioni non verità. Avrei detto grandi polemiche, sì, tipo il campanile di Valmontanai, eccetera, cioè sul fatto se raccontano la verità, la verità o meno, secondo me è un tema letterario. Sì, che... accenno al perché vengono scritte le relazioni, perché si comincia nell'alpinismo a scrivere le relazioni, con la spiegazione tecnica e dettagliata della via, perché è quella che nella letteratura scientifica viene chiamata peer reviewing, cioè recensione da parte dei tuoi pari, cioè l'esperimento deve poter essere ripetibile, se no non è un esperimento, quindi se un altro alpinista percorrerà quella via e scoprirà che hai raccontato delle palle, cioè, quindi no, questo lo accenniamo, però non entriamo nello specifico di nessuna... Come il protagonista della polemica è Casale, sì. Compare in quanto amico di comici, non è che ci occupiamo di lui mettendo un focus su di lui, non è che lo inquadriamo in quanto amico di comici, accenniamo, cioè la nominiamo la polemica sulla sua ascensione al campanile di Valmontanaia, ma non entriamo nello specifico di quella storia, anche se ho letto poi diverse cose, tutte le polemiche, e anche la appassionata perorazione di Casala da parte di Spiro dalla Porta Xivias, che dice no lui invece aveva proprio descritto la roba così, si era sbagliato a un certo punto ma la via l'aveva fatta, Tissi è stato cattivo con lui, cioè, ho sentito tutta la roba, però in realtà quella a cui mi sono appassionato di più recentemente da profano è stata la schiodatura del Cerro Torre, quella che hanno fatto i due alpinisti americani che sulla via del compressore di Cesare Maestri scendendo hanno schiodato la parete, che lui aveva piantato qualcosa come 2000 chiodi col compressore, poi aveva piantato anche il compressore stesso. Siccome quella già fu una polemica, già c'era stata la polemica prima, la prima volta che Maestri è andato sul Cerro Torre, ma poi quella lì, loro nelle interviste dicono chiaramente l'abbiamo fatto perché Maestri aveva deturpato la montagna, diceva quella lì era un abominio. Noi l'abbiamo schiodata e riportata come era prima, e ci sono state tutta una serie di polemiche tra chi difendeva Maestri, che comunque diceva quei chiodi comunque ormai erano parte della montagna, era una testimonianza storica di un'ascensione famosa per quanto discutibile eccetera, e altri che dicevano invece no, è stato giusto liberarla. Lì ci sono proprio delle implicazioni etiche, filosofiche, la questione è complessa, insomma, che cos'è la natura? La natura è antropizzata, cioè quello lì era un monumento, non lo era, cioè, insomma era
un'impresa importante o è stata solo una bravata da parte di maestri. Il dibattito internazionale, se ne è parlato praticamente in tutti i paesi di questa cosa, ed è molto interessante andare a vedere, cioè, quali sono le implicazioni, perché gli articoli che uscivano sembravano veramente dispute tra filosofi, perché entravano molto nello specifico di alcuni concetti che sono difficilmente afferrabili, appunto storia, natura, cultura dell'alpinismo, retaggio, eredità dell'alpinismo, rapporto tra l'uomo e la montagna, e così, insomma, quella è una cosa che ho seguito con molto interesse e che non è ancora sortita, anzi, se ne continua a parlare. Non ho letto però italiani che riuscissero davvero a commentare questa cosa dimenticandosi che Maestri è italiano, nel senso che questo elemento negli articoli degli italiani era molto presente, mentre gli americani dicevano: a noi che Maestri fosse italiano non ce ne frega niente, quella via per noi era un abominio, l'abbiamo schiodata, non è una questione di alpinisti americani contro alpinisti italiani, non ha nulla a che fare con le nazioni, non ha nulla a che fare con l'orgoglio nazionale e cose del genere. In Italia molti che hanno commentato si sono lamentati del fatto che quello fosse un affronto americano all'alpinismo italiano, che mi sembra una cosa, oltre che anacronistica, anche fuori fuoco. Io un altro spunto che prendevo dal testo che mi piaceva ricordare, perché poi per appassionare la lettura, è questa comunicazione che fate con Benuzzi, dandogli del tu, no? Seguendolo nel suo percorso che attraversa l'Europa, piuttosto che e quindi questi racconti di trovarsi in una Vienna dell'inizio del Novecento, piuttosto che nelle montagne in giro per il mondo, come tecnica è molto estremamente interessante. E niente, era uno spunto che mi piaceva dare rispetto alla lettura del libro. Qualcun altro che vuole? Se no si può chiudere. Ho parlato tanto. Spiegaci perché ti presenti come Wuming, uno che è interessante. Sì. Come Wuming. Dunque, noi siamo un collettivo di scrittori, siamo un collettivo di quattro scrittori che ci chiamiamo come collettivo Wuming, che vuol dire in cinese, appunto, un gioco di parole, come diceva lui all'inizio, a seconda di come pronunci la prima delle due sillabe, perché in cinese ogni sillaba può essere pronunciata in quattro modi diversi, in quattro tonalità, e Wu, a seconda di come pronunciata, può voler dire niente, senza, è la negazione, oppure può voler dire cinque. Siccome noi, quando abbiamo scelto il nome, eravamo cinque, adesso siamo quattro, ma all'inizio eravamo cinque, era un gioco di parole che voleva dire senza nome oppure cinque nomi. Senza nome è come si firmano i dissidenti, quindi era un omaggio al pensiero critico, al valore anche antagonista della parola scritta, e poi anche al fatto che per noi i libri sono più importanti dei VIP, no, dello scrittore divo. Ecco, a noi non interessa lo scrittore divo, infatti non andiamo neanche in televisione. E quindi senza nome era entrambe quelle cose lì, omaggio alla dissidenza e critica della macchina che fabbrica celebrità, no. E cinque nomi perché eravamo in cinque, quindi questo è... Dopodiché ognuno di noi ha un nome d'arte che consiste nel nome del gruppo più un numero. Il numero dipende dall'ordine alfabetico dei nostri cognomi, il mio in ordine alfabetico è il primo, quindi sono un in uno, e a seguire gli altri. Quindi il meccanismo è questo qui, è un nome d'arte fatto. Io ti chiedo una cosa, hai appena detto che non andate in televisione, però qualche settimana fa avete sentito il bisogno di andarci in televisione, perché in qualche modo sì, Li abbiamo visto. È la televisione che è venuta da noi. Infatti, volevo chiederti di spiegarsi questa transmedialità del vostro. Ma no, lì è stato un caso più unico che raro, non credo verrà nemmeno ripetuta. Comunque Gad Lerner voleva intervistarci non sui nostri libri, ma su cose che avevamo scritto su Grillo, sul Movimento 5 Stelle, sulla fase attuale della politica. E
ci ha contattato e ha detto sono Gad Lerner, vorrei intervistarvi. Noi abbiamo detto però tu saprai che noi non appariamo in televisione, è proprio una nostra clausola di stile, cioè noi abbiamo scelto come cosa di non apparire in televisione. E lui ha detto ma a me non importa, io vengo da voi, la telecamera inquadra solo me, di voi si sente solo la voce e poi sulla vostra voce montiamo le immagini che illustrano quello che voi state dicendo. L'esperimento dal punto di vista televisivo è riuscito, nel senso che se uno guarda su YouTube, cerca Gad Lerner intervista Wu Ming, trova il servizio, effettivamente è bello perché c'è campo contro campo, c'è Gad Lerner che ci fa la domanda e poi compare questa specie di blob molto veloce di immagini che richiamano quello che noi stiamo spiegando. Quando nominiamo Antonio Ricci e Striscia la Notizia, si vede un scelto di Striscia la Notizia. Quando parliamo di Grillo che ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina, si vede lui che nuota e che arriva a nuoto. E poi ogni tanto inquadrano Gad Lerner mentre parliamo e Gad Lerner ci sta guardando, ma in realtà sta guardando un flusso di immagini. Il risultato è che noi ci siamo persino di più che se fossimo inquadrati, perché la nostra voce permea tutto il servizio. Quello è stato un esperimento interessante, però siccome non è che andiamo a ripetere, cioè a noi non interessa ripeterlo, andare in televisione, fare gli opinionisti televisivi nemmeno con questa modalità, non credo che almeno nel breve medio periodo arriveranno altre proposte di questo tipo, né noi le cerchiamo. E per ora è un unicum, che cioè, comunque è un esperimento che cioè, non era male, era interessante. Allora provo a rimanere su questo spunto. In quell'intervista parlate molto del corpo del leader, Beppe Grillo che suda sul palco, che attraversa lo stretto nuoto e lo connotate in una maniera esplicita, vicina, avvicinandolo ad una certa simbologia del leaderismo fascista. E in questo senso, allora, la figura di Grillo è avvicinabile a quella dell'alpinismo eroico. Diciamo, declassando la metafora, prima nella presentazione hai parlato di riscossione, quasi come di una defascistizzazione. Ecco, ci sono esempi di riscossione oggi? In Italia, di riscatto, intesa in questo senso. Secondo noi molte tossine del fascismo sono rimaste in circolo, incontrastate, sono state per qualche tempo, sono rimaste in qualche modo nascoste dall'occhio dei media ufficiali, ma continuavano a lavorare. Una certa, non dico rivalutazione, ma comunque indebolimento della carica negativa del fascismo, ma sì, ma in fondo il fascismo rispetto al nazismo era bonario e si rimuove quello che si è fatto in Africa, no? Perché è la condizio sine qua non per poter dire che il fascismo era bonario e di non far vedere i genocidi che ha fatto fin dagli anni 30 e anche prima. E anche questo c'è uno storico molto bravo che si chiama Mimmo Franzinelli che l'ha studiato, la strisciante rivalutazione dell'icona del duce, per cui tu passi davanti alle edicole e ci sono i calendari con la faccia del duce, queste robe qua, ci sono i busti del duce, sono questa, lui lo chiama immaginario fascio pop, no? Per cui è una icona come appunto Jim Morrison e cose, questo indebolimento della carica negativa del fascismo, questa semi-rivalutazione strisciante è andata avanti per decenni in maniera carsica, poi a un certo punto è venuta fuori con un'ondata revisionista esplicita. Secondo noi quelle tossine lì, proprio per il fatto che non ci fu l'epurazione, non furono puniti i criminali di guerra, rimase una continuità negli apparati dello Stato, l'Italia si autoassolse troppo in fretta da colpe collettive che non erano solo di 3 o 4 criminali, ma che insomma coinvolgevano molte più persone, alla fine con quel passato lì non si sono fatti davvero i conti e quindi quelle tossine sono rimaste nell'organismo del paese. E chiaramente non tutto il paese è in preda a quelle tossine, non è che viviamo in una situazione in cui insomma non ci siano anche anticorpi, non ci siano anche spinte positive, però insomma
non si può negare che a differenza di altri paesi noi da quel passato lì, cioè, quelle cose non le abbiamo elaborate davvero. Ecco. Per quanto riguarda il corpo del capo, la nostra è una riflessione che andava oltre Grillo, che Grillo è un esempio di processi che vengono spacciati per orizzontali, democrazia diretta, paritaria, queste cose qua, ma poi andandoli a vedere in realtà sono dei metodi di comunicazione molto verticali e molto più tradizionali di quelli che sembrano, perché si parla del web, della democrazia telematica, eccetera. Ma ragazzi, Grillo ha vinto le elezioni grazie alla televisione, perché la televisione parlava di lui continuamente da mattina a sera. Lui era sempre ripreso nei suoi comizi, sempre ripreso, attraversa Modulo Stretto, arriva in barcavela a Trieste. Tra l'altro quella non gli è andata bene, perché quando ha attraversato a nuoto lo stretto ed è arrivato a Messina, grandi applausi, e lì c'è uno storico siciliano bravissimo, si chiama Giuseppe Casarrubea, che ha scritto: ma noi siciliani abbiamo sempre applaudito gli invasori. Ma quando arriva in barcavela a Trieste, lo prendono a pernacchie e c'è uno striscione con scritto: rilassite, notte son Garibaldi. Quindi c'è una differenza, Trieste è una città più ispida, insomma, non, cioè anche con un senso di humor diverso probabilmente. Lì non gli è andata bene, perché poi alle regionali Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle è stata una mezza ecatombe. Però per dire che sono in realtà dei canali di comunicazione molto più verticali e addirittura verticisti di quelli che sembrano. Questo non riguarda solo Grillo, però siccome la retorica dell'orizzontalità, della democrazia diretta, telematica, eccetera, la forza politica che fa più propria il Movimento 5 Stelle, è chiaro che la riflessione parte da lì, perché è l'esempio più eclatante. Ecco, però ragazzi, dice il corpo del leader che parla alla folla ed esibisce tutta la sua fisicità. Non stiamo nel virtuale, non è il web, è il comizio, tra l'altro molto, cioè, molto tradizionale, reminiscente dei grandi comizi di quella società di massa che abbiamo evocato prima. Anche l'attraversamento a nuoto dello stretto di Messina, noi l'abbiamo paragonato alla battaglia del grano del Duce, cioè non c'è nulla di così nuovo, cioè alla fine gli italiani applaudono a quelle cose lì, gli piacciono, però a Trieste l'hanno preso per nacchie, quindi forse si potrebbe ripartire da Trieste per fare una riflessione sul riscatto. Va bene, grazie a Booming 1, ci rivedremo presto. So che stanno lavorando, il collettivo sta lavorando per il prossimo libro che uscirà nell'anno, punto di domanda, e quindi sicuramente avremo l'occasione di averli lì. Grazie a voi e alla prossima.